Nel suo ottimo libro Proprietari di sé e della natura, edito da Liberi Libri di Macerata, Novello Papa Fava affronta anche il discorso della globalizzazione e distingue la globalizzazione politica da quella economica. La prima è negativa, la seconda invece è positiva. Cominciamo con la globalizzazione politica. La nascita di organismi di governo sovranazionale non va certo interpretata come un esito della globalizzazione. Infatti, la globalizzazione, intesa invece come globalizzazione economica, cioè dei mercati, è il risultato del diritto degli esseri umani di intrattenere relazioni economiche e culturali con chi desiderano. È un fenomeno antico come il mondo, proviene dal basso, da richieste popolari di poter accedere a nuovi prodotti, nuove letture, nuove esperienze. Cos'è quindi la globalizzazione economica o dei mercati? È il fatto che in un supermercato troviamo prodotti coreani o cileni, imprenditori italiani vendono biciclette in altri paesi esteri, oppure che si siano diffuse dappertutto la filosofia greca, l'algebra araba, la lingua inglese e così via. Che cos'è invece il globalismo giuridico? Cioè la globalizzazione politica è tutt'altra cosa, è in pratica il contrario della globalizzazione economica. Infatti il globalismo giuridico è un fenomeno imposto dall'alto, è concentrazione del potere. È probabilmente la risposta delle classi politiche alle crisi degli stati nazionali, come può essere ad esempio la costruzione di un superstato europeo, l'Unione Europea, i cosiddetti Stati Uniti d'Europa. L'idea di un controllo politico universale dell'ambiente è tutt'uno con l'intenzione di creare una sorta di nuovo ordine mondiale, di cui l'ONU e l'Unione Europea rappresentano in forma embrionale una anticipazione.